può succedere tra la migliore squadra del 2009 e l'ultima della classe. Sicuramente 90 minuti da dentro o fuori, parecchie emozioni, niente spazio alla noia. Questo è quello che ci aspettiamo da Regina Roma. Spiovente di Pizarro, Mexès ha provato il colpo di testa e si dispera. Sembrava calcio d'angolo sull'intervento di Valdés. Seguiamo intanto Barreto, si ferma lì il pallone sborzato da una pozzanghera. Sissinho prova a rilanciare, ancora su Okaka, insiste Okaka, entra in area di rigore, Okaka libera su Valdés, Okaka porta vuota, Okaka! Che cosa si è divorato Stefano Okaka? Lancio di Cozza, Corradi, rigore. Calcio di rigore. Rigore, mi sa, calcio di rigore e giallo in arrivo per Mexès. Tutto pronto, parte Corradi, rete, botta centrale di Bernardo Corradi, la Regina in vantaggio al 44esimo del primo tempo. Menés in area, prova a liberarsi al limite dell'area di rigore. Pizarro, ancora Pizarro, splendido pareggio. Gran gol di Pizarro, 1-1, era appena cominciato il recupero e Pizarro ha infilato il pallone sotto l'incrocio, 1-1. Insiste Sisinho, prova alla fine a mettere dentro, Brighi, Okaka, Pizarro dentro per Brighi. Brighi cerca il cross e manda la palla sull'esterno della rete, alla fine ha provato a calciare Brighi. La palla corta per Sisinho, in area c'è soltanto Okaka, prova Okaka. Rigore, no, ammonito? Ah no, no, rigore. Calcio rigore, di rigore per la Roma, l'ha guadagnato Okaka. Tutto pronto, parte Pizarro, Campagnolo, Pizarro, rete, 2-1, Roma in vantaggio, ha segnato Pizarro facendosi perdonare subito l'errore. Il lancio verso Okaka, palla messa giù da Santos, arriva Brighi, un contrasto, poi Okaka, col piede si è salvato Campagnolo. Insiste Cirillo, palla dentro, si ferma lì e c'è il pareggio di Cozza, 2-2, ha pareggiato Cozza. Esplode il pubblico del Granillo al 36esimo del secondo tempo. E finisce qui al Granillo, finisce 2-2 tra Regina e Roma.